Avete visto? Siamo tornati e lo abbiamo fatto prima di subito. Perché? Perché ovviamente c'è la nostra seconda parte dedicata alla cucina. Ultimo giovedì della terza stagione di Tada in cucina con il nostro Sisi. Vediamo se è a specchiarsi dentro il tegame oppure no. Oggi è un grande momento di grande, grande tristezza. Big tristesse. Perché big tristesse? Non ho capito. L'ultima puntata. Poi, tra cara, l'altro, non sei nemmeno incredibile perché sei nero come un calabrone, si vede benissimo che sei stato al mare senza di me. Come prima che sia andata a fare la spesa alla Coop, guarda, senza dirmelo, io sono arrabbiatissima. Ma infatti, arrabbiatissima, lo sai, non mi volevano far entrare. Lo so. Dov'è Francesca? Perché dopo il dress code. Dov'è Francesca? Mi chiedevano dove tutti. Ti stai sbagliando, che hai visto, non è. Non è Francesca, ma sono io. Lei è sempre a casa, che credeteci. Allora. Triglie al profumo d'estate. Ora ci faremo dire tutte le caratteristiche, okay, di questo pesce. Ok, cominciamo a dire gli ingredienti. Del nostro mar Mediterraneo, però adesso, prima di tutto, la lista degli ingredienti dalla nostra mitica regia. Eccola qua, 12 triglie di scoglio. Ammazza, oh, per quanti vuoi cucinare oggi? 2 zucchine chiare, 50 grammi di uova di lompo nero, un polpelmo rosso, erba cipollina, coriandolo, granella di nocciole tostate, zenzero candito, infuso di zenzero e arance, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Vai, caro. Ma tu hai chiesto per quante persone vuoi cucinare. Ti ricordo che la triglia è piccola così, per cui ho messo almeno, quante hai detto? 12? Ho 12. Messo per 3 triglie a persona. Quindi per 4. Poi questa è un... Okay. Però era evidente che non fossero 12 triglie tutte per me, ora se no noi speriamo, ecco, in quel senso lì, non è che ho messo volessi i filettini in qualche misura, allora, come io vorrei dire, ledere il tuo ego culinario, ci mancherebbe altro, vai, spatarifioni, sì, 12 branzini da 1,5 kg. Sì, appunto, ma nemmeno, vai. Allora, vorrei intanto far vedere questo passaggio importante. Queste triglie verranno cotte in infusione. Cioè, okay, viene fatta una sorta di cottura al vapore, in poche parole. Ho messo in infusione questa sorta di carcadè fatto di ginger essiccato e buccia d'arancia. Okay. Qui questo andrà a dare un profumo speciale al nostro piatto. La triglia l'ho sfilettata, squamata, ho levato tutte le squame, l'ho fatta a filettino così con uno stuzzicadenti. E le vado a mettere in questo contenitore qui, che me le farà cuocere al vapore, ma un vapore profumato, molto, molto particolare. Per cui le mettiamo dentro, chiudiamo e le lasciamo andare per circa 6-7 minuti a fuoco moderato, perché a noi ormai le spezie che abbiamo messo all'interno sono in infusione, per cui quello che ci interessa ora è che ci sia una cottura non aggressiva. La cottura al vapore è una cottura molto leggera, non so se tu hai l'ami come tipo di cottura. Una cottura che si presta bene a mantenere tutte le sostanze nutritive. Quindi è molto buona anche per le verdure. Anche quando per le verdure. Si fa le verdure bollite perché sono sane, si fa un falso cosmico in cucina, perché in realtà le verdure, esatto, bollite, almeno che uno non conservi il liquido della bollitura, rilasciano, se lo beva, tutte rilasciano tutto all'interno del liquido e dopo è come mangiare il niente. Esatto. Praticamente solo la fibra, o meglio, solo la fibra naturalmente delle verdure. Sì. Se invece volete goderne appieno tutti i benefici, non solo a livello gustativo ma soprattutto a livello nutrizionale, la cottura prediletta o è il crudo in alcuni casi, quindi senza cottura, o appunto in caso di cottura quella al vapore. Prego. Sì, ovviamente poi stiamo parlando di prodotti delicati come il pesce o come le carni bianche. Certo. È chiaro che alcuni tipi di carni rosse al vapore viene fuori il piattino dell'ospedale per tornare al pronto soccorso di prima, per cui evitiamo. Non ho parole, non ho parole. Evitiamo. Patari Tironi, continua a non aver parole, prego. Evitiamolo. Allora, abbinerò queste triglie. Intanto parliamo della triglia. Triglia è un pesce povero che spesso viene bistrattato perché non viene considerato. È pesce azzurro o è pesce bianco? Pesce azzurro. Non viene, considerato. È un pesce che viene utilizzato più che altro o nelle fritture, okay, oppure in ricette proprio della tradizione classica, tipo le ricette con la triglia, la livornese, certo, il pomodoro. Però farla diventare protagonista di grandi piatti gourmet non è facile e io ci proverò oggi. L'abbinerò a delle zucchine. Ci riuscirai! Ci riuscirò. L'abbinerò a delle zucchine chiare,
Ho scelte chiare perché sono molto più croccanti, certo. Quindi daranno la croccantezza. E per non usare i soliti agrumi ho voluto utilizzare un pompelmo rosso. Il pompelmo rosso intanto è un prodotto che fa benissimo, perché è un antiossidante, antitumorale, e fa bene al fegato, depurativo, per cui ora, prima di partire per le vacanze, ci sta bene un po' di pompelmo rosso, in modo certo. Che poi quegli due stravizi in più li possiamo fare a tavola. E poi l'ho abbinata le triglie a del ginger candito, perché mi darà la dolcezza che andrà a contrastare un po' dell'amaro del pompelmo, a del ribes rosso, e quindi sarà una nota acida su questo piatto. Certo. Ha delle nocciole tostate, e quindi avremo anche questa parte croccante e un pochino l'affumicatura della tostatura. E poi, per dare spicco al piatto, ha delle uova di lompo nere. Fantastico. Che queste qui ho voluto fare un piatto che non avesse prodotti super costosi, in modo che chiunque li potesse fare a casa senza lasciare il bancomat direttamente alla cassa. Per cui, invece del caviale, ho utilizzato delle uova di lompo, che danno quel sentore di mare fresco e quell'acidità e quella freschezza che è tipica anche dei frutti di mare, tipo dell'ostrica, e senza andare a intaccare il nostro conto in banca. Per cui andiamo a vedere i nostri filettini che stanno preparando. Bene. Quindi gli ingredienti spero che siano stati abbastanza chiari nella sua... Certo. Guarda che bel pesce, come si vede che è un pesce di qualità, che è un pesce la cui ovviamente qualità è garantita. Da che cosa si riconosce quando si va appunto alla pesca? Se si va alla COP certamente è un pesce di straordinaria qualità, ma per riconoscere al momento dell'acquisto un pesce buono che non ci deluderà al momento del nostro assaggio, nella nostra ricetta, che criteri dobbiamo seguire? Allora, se abbiamo la possibilità di toccarlo, di testare il pesce con le mani, ovviamente la compattezza delle carni, cioè più la carne è compatta e più è sinonimo di freschezza, perché è quello che determina, come si dice, il famoso rigor mortis del pesce. Indurito vuol dire che ha avuto ha una poca durata da cui è stato pescato. Certo. Se invece non si può toccare, si va a vedere la livrea del pesce, quindi deve essere sempre bella lucente, non deve essere opaca. Il pesce, quando va ad avere qualche giorno, a diventare anziano, diciamo, comincia a opacizzarsi sia sulla livrea sia negli occhi. Comincia a venirgli l'occhio, il famoso occhio da pesce lesso. Per cui guardate sempre il pesce dans les yeux, come dicono i francesi, negli occhi. In questo caso potremmo avere anche l'occhio da triglia. Il famoso occhio da triglia, però questa triglia ha un occhio bello vivace, mi è piaciuto. Quindi subito quando l'ho vista, l'ho scelta subito. Ora, mentre questo sta andando tranquillamente, siccome la preparazione del piatto è abbastanza lunga, io certo. Vorrei cominciare. Vai, inizia abbiamo? Pure, perché tanto mancano 13 minuti. Ecco, allora, siccome oggi il piatto lo voglio fare veramente, veramente bene, per cui... Mi dicono a Milano veramente, veramente bene. Come? Mi dicono a Milano veramente bene. Veramente bene. Veramente bene. Bene, molto bene, vai. Allora, io mi voglio creare qui nel mio piatto una ipotetica rete da pesca fatta con le zucchine, che sarà la rete che avrà catturato la nostra amata triglia. Per cui andiamo ad adagiare le nostre zucchine così. E andiamo a creare una sorta di reticolo, per cui andremo ad alzare questa come se fosse proprio un gioco a maglia, così. Poi andiamo ad alzare questa. Ok. Wow. Queste zucchine, appunto, come le hai tagliate? Queste zucchine le ho tagliate con un pelapatate, in modo da creargli uno spessore minimo. Da creare questo spessore veramente molto fine, quasi inconsistente, ma presente. Oh, mamma mia, la triglia in griglia! Ah. La triglia in griglia di zucchine. Qui la griglia non l'ha proprio vista, la triglia. L'ho vista la griglia, stai facendo una griglia di zucchine. Ah. Guarda che meraviglia! Vedi? Creato una con sorta... questa triglia. Questa triglia deve essere il caldo, ma sai che questa triglia mi meraviglia?
È la triglia, che meraviglia. E che a volte poi ci scompiglia. Da lì mi disviglia anche. Perché ci scompiglia. Sono pronta. Mi sta dicendo, sono pronta. Ma chi ci piglia? Ma noi chi ci piglia? Esatto. Diciamolo, va con ilarità. Poi ci andiamo a preparare il nostro candito di ginger. Lo faremo proprio a striscioline sottilissime. Questa sarà la parte dolce del piatto, quindi appena appena. Ovviamente tutti questi ingredienti che abbiamo nominato prima devono essere dosati al punto giusto, perché basta avere uno di questi ingredienti predominante su altri e si va a rovinare tutto il piatto. Per cui andremo a raccogliere, come in un giardino incantato, i ribes. Donatella, mama o non mama? Mama, non mama, mama. L'ho scoperto dai ribes. Poi abbiamo la nostra granella, che ce la mettiamo qui, che dobbiamo utilizzare dopo. E questa volta ho utilizzato un coriandolo fresco invece di altri prodotti che usavo di solito. Il finocchietto l'ho voluto lasciare a casa oggi. Ti ho voluto stupire con un altro prodotto. Quindi questo qui lo possiamo togliere. Bene. Vedi, i nostri filettini di triglia ora si sono praticamente... hanno mantenuto la loro forma con uno stuzzicadenti. Quando è il segnale che la cottura è ottimale? Quando toccandoli si sente la polpa più solida. Okay. E la forma che rimane intatta, che non va a riaprirsi. Ok, scusatevi, mi asciugo, che questo è un lavoro molto chirurgico. Dovrei avere l'assistente come il professor Grifoni, che mi asciuga. Un assistente proprio da nulla. Cioè, non ha detto il muzzo. No, come il professor Grifoni, il professor Grifoni che mi assiste. Non come? Ha detto l'aiuto, ha detto il primario di Careggi. Cioè, ragazzi, qui siamo all'apice. Oggi non ti sarai specchiato nella padella, ma mo stiamo esagerando. Il personaggio che io conosco per fama è un grande luminare. Una nuova figura psicologica, il narcisismo culinario. Ti prego, sfondare il tiro. Che si deve esaltare nell'ultima puntata, giustamente. Mitico. Allora. Ok, qui andiamo a mettere i nostri filettini, ne mettiamo tre. Così. Bene. E su questi poi andiamo a lavorare con un po' di ginger. Per ogni filettino. Che questo ovviamente fa benissimo, per cui questo piatto non c'è un prodotto che abbia del colesterolo che dia grasso. Quindi è un piatto allegro, colorato, che contiene però dei nutrienti fondamentali, certo. E soprattutto mantiene equilibrio e leggerezza, e non sono assolutamente cose da poco, soprattutto no. Adesso che siamo veramente nel culmine dell'estate, le temperature fuori sono caldissime, specialmente sì. In questi giorni su tutta la Toscana sarà così per praticamente tutto il weekend fino a domenica pomeriggio, momento in cui, buona notizia direttamente dalla nostra redazione, sezione ovviamente meteo, le temperature caleranno lievemente assumendo i valori stagionali nella norma. Ci dica, Giuliacci, cosa... Potrei fare anche il meteo, sai? No, ma tu sei sprecata per il meteo. Sono sprecata per il meteo? Sì. A me si fa tutto, all'occorrenza. Spatare i tironi, guarda. Spatare i tironi? Grazie. Cuoricino. Guarda come sta prendendo forma il piatto. Riesci a vederlo da lì? Guarda che bello. Mudando colore. Andiamo a mettere... Vedi? Andiamo, parla Diego, spiega, sì, sei sì, troppo sì. Concentrato. Sì, che sono concentrato. Sono troppo concentrato sul pomodorinji.
Non sono pomodorini, aspetta, ma perché non vedo da qua? Sono ribes. Ribes, scusi. Pomodorini. Pomodoro non c'è in questa ricetta. Pomodoro in questa ricetta non c'è. Che voglio chiudere la stagione con... Non vedo ragazzi, non ho le lenti, che vi devo dire? Con una ricetta... Cioè, da qui non vedo nemmeno... Oggi non mi hanno acceso neanche il monitor vicino sulla fiducia. Io sono Diego Spatari, non sono Diego Babboni, mi vedi? Ciao Diego. Che saluto, mio carissimo amico, guarda. Allora, ti vuol bene, ti vuol bene. So, è reciproca la cosa. Allora, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Mi manca un po' di granella. Piatto così. E voglio stupirti per quest'ultima ricetta. Fare un piatto. Ok. Andiamo a mettere, a chiuderlo con... uova. Bene. Stiamo chiudendo il piatto. Cioè, praticamente è stato più facile farlo che comporlo. Sì. È uno di quei piatti classici cui è proprio c'è difficoltà, no? Io dico sempre che la composizione di un piatto è... Allora, ripetiamo insieme la lista degli ingredienti e tu ripercorrerai anche quelli che sono i passaggi fondamentali. Intanto la lista, sì, per 4 persone, 12 triglie di scoglio, 2 zucchine chiare, 50 g di uova di lompo nero, un pompelmo rosso, erba cipollina, coriandolo, granella di nocciole tostate, zenzero candito, infuso di zenzero e arance, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Passaggi fondamentali, Diego. Allora, per prima cosa, come primo step, prendere le zucchine, tagliarle con un pelapatate e metterle in marinatura con del pompelmo rosa. Io poi ho aggiunto dell'erba cipollina tritata fine e del coriandolo fresco e me lo sono messo da parte. Quello deve marinare dalla mezz'ora a un'ora più o meno. Nel mentre ho messo su un fuoco dell'acqua, dove ho fatto andare in infusione del ginger e dell'arancia essiccata. Ho fatto lavorare bene in modo che l'acqua prendesse tutti, certo, i sapori, tutti i profumi. E a quel punto, chi ha una vaporiera può usare la vaporiera. Io in questo caso ho utilizzato un setaccio che mi funge tranquillamente a vaporiera. Ho chiuso e ho messo dentro dei filetti di triglia, ovviamente squamati, eviscerati e puliti, avvolti su di essi con degli stuzzicadenti. E li ho fatti cuocere per circa 6-7 minuti, perché la triglia ha una cottura veramente rapidissima. Certo. A questo punto ho cominciato a creare una trama nel piatto con le zucchine, in modo da fare questa rete da pesca, questo reticolo, come piace, ognuno lo può interpretare come vuole. Ho inserito i nostri filetti di triglia, ho messo poi del ginger candito sopra la nostra triglia, in modo da dare poi quel sentore di ginger, del ribes rosso, ovviamente un pochino di sale, e poi ho chiuso il piatto con una granella di nocciole tostate e delle uova di lompo che daranno la sapidità. Ora io faccio così, e? Poi rifaccio così, poi faccio così, dai. Quindi posso venire ad assaggiare? Vieni. Allora io scanserò il ribes perché sono intollerante, però vabbè, allora tutto il resto. Comunque sai già che sapore ha, quindi... La felicità? Sì. Che sapore ha la felicità? 1, 2, 3, che la triglia al profumo d'estate naturalmente venga a me, lo sapete. Quanto è buona. Senti come ha mantenuto intatti proprio il sapore del pesce. Allora, c'è tutto. Sì, pesce però non pescioso, quindi buono. Sì, è delicatissimo. C'è questo sentore di agrume che lo pervade, quindi tira fuori l'acidità e poi ha una morbidezza, una consistenza. Meraviglioso. Che dire, meglio di così non si può. Naturalmente io ti ringrazio, Diego Spatari Tironi. Grazie per a la te, tua Francesca. Grande professionalità. È stata una bella stagione. Il tuo estro in cucina, la tua curiosità che fa parte delle persone intelligenti, che anche se sono di esperienza si mettono sempre in gioco con l'innovazione. E quindi, che c'è? Ho una triglia in gola. No, io non riesco a fare un discorso serio con lui in cucina. Comunque stavo dicendo, ti ringrazio. Ciao Francesca. Cosa c'è? Faccio il saluto degli addii. Se mi sventoli, quindi speriamo di ritrovarti alla prossima stagione. Naturalmente, siamo a distanza, siamo a metro, state tranquilli. Anche un metro e mezzo, 1,35 siamo. Distanti ma uniti, grazie naturalmente sempre a Coop, che come sempre non ci ha deluso e non ci deluderà no, mai, con i suoi prodotti fantastici, con tutte le sue grandi
grandissime iniziative a tutela della buona tavola, a tutela naturalmente di tutti noi che consumiamo ogni giorno cibi freschi, garantiti, di grandissima qualità e anche di gran gusto, come si dice. Naturalmente, tada, sta per finire questa puntata. Noi ci troveremo domani con l'ultima puntata della terza stagione, ma già vi possiamo dire che il 7 settembre torniamo a marcia quarta in granata, quarta, per la quarta stagione di Tada, targata ovviamente RTV 38. Poi domani ringrazierò tutti, insomma tutto il mio grandissimo team, perché non vi dimenticate mai che dietro a un grande successo c'è sempre il lavoro di un team dove tutti sono importanti, da chi fa il lavoro più semplice, da chi fa il lavoro più complesso. Confermo. Grazie davvero. Adesso invece è il momento delle notizie, dell'informazione, con il nostro TG38 che ci racconterà qualcosa anche sul meteo, perché noi vogliamo sapere anche sapere un po' di questo calore estivo. Voi restate con noi anche stasera e con il nostro grande palinsesto ricchissimo di appuntamenti, ricchissimo di avvenimenti, tutti quanti pensati per voi. Rimanete su RTV 38 perché c'è sempre qualcosa davvero di interessante per voi. Noi ci vediamo domani, stesso posto, stessa rete, stessa ora. Ci sono anch'io, naturalmente, con Tada. Ciao! Buone vacanze a tutti!